La Caritas Intemelia a Ventimiglia è l'unica che si occupa dei migranti respinti al confine. Quest'anno sono passate quasi 15.000 persone, tanti i servizi offerti insieme ad altre associazioni. Reportage giovedì sera su Telepace. Presentato il progetto di riqualificazione della zona a Levante di Riva Trigoso, a disposizione 3,7 milioni di fondi del PNRR, si amplia l'area pedonale e il verde, l'affidamento dei lavori entro la fine dell'anno. Un nuovo laboratorio informatico per l'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari, una lavagna interattiva e 30 PC di ultima generazione acquisiti grazie alla Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio. Aprire gli orizzonti dell'informazione, l'obiettivo della scuola di giornalismo UXI ospitata ad Assisi. 3 giornate di formazione con professionisti e inviati sui luoghi di guerra. La rivoluzione della telemedicina spiegata semplice. Nella prima puntata della nuova stagione di Sana Sanità ospite il direttore generale di ASL 4. Dai referti ai ricoveri, ecco i vantaggi della transizione digitale. Finisce 0-0 il derby in testa alla classifica di Lega Pro, la Virtusentella non sfrutta la superiorità numerica sul Cesena in una partita combattuta ed equilibrata. Giovedì al Comunale arriva la Lucchese per la Coppa Italia. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. È tornato alla ribalta il tema dell'accoglienza dei migranti dopo le polemiche tra Italia e Francia. Ma chi si occupa di migranti in quanto persone, chi si prende cura delle loro storie questi giorni non sono diversi dagli altri. Lo sanno bene a Caritas Intemelia a Ventimiglia, che quest'anno ha aiutato quasi 15.000 migranti. Dove lo Stato non arriva sono i volontari ad aiutarli. Siamo stati al confine con la Francia per accogliere le loro storie. Vediamo. Zaccaria ha attraversato a piedi i Balcani, 8 mesi di fame e gelo. Abdul è sopravvissuto alla Libia perché ha studiato l'arabo. Baku ha problemi psichici dopo quello che ha visto. Mentre la politica litiga, al confine con la Francia queste storie sbattono e tornano indietro. A Ventimiglia gli unici che si prendono cura di loro sono i volontari di Caritas Intemelia. Sono molto stanchi, sono molto delusi e cercano di sopravvivere. Il problema è che molti arrivano già con un disagio post-traumatico da stress. Per esempio sono stati torturati in Libia o comunque hanno storie veramente pesanti dal paese di origine. Caritas, nella struttura accanto alla stazione ferroviaria, offre mensa, visita medica, vestiario, accoglienza di famiglie ultra vulnerabili e minori, sostegno psicologico, consulenza legale e ricerca del lavoro. L'anno scorso ne sono passati 14.500 e adesso, ad oggi, siamo a 14.700 quasi. La mensa inizia prestissimo perché chi arriva ha molta fame. Iniziamo alle 9 e finiamo alle 11, 11 e mezza. Minimo sono 100 pasti al giorno, minimo, se non sono sempre di più, perché oggi saranno un po' meno, domani saranno un pochettino di più, poi ci sono le famiglie di sotto. L'assistenza alle famiglie e ai bambini avviene in una tenda separata da tutto il resto. Qui i bimbi disegnano e si svagano. Nell'ultima settimana ne sono arrivati 25 dalla Siria. Sei in un posto sicuro, ti puoi riposare, se noi badiamo tra virgolette a tuo figlio, ai tuoi figli, hai un momento per riposarti e non pensare al resto. Caritas Intemelia fa tutto questo insieme a Save the Children, We World, Diaconia Valdese e il Danish Refugee Council Italia e coinvolge gli stessi migranti che dopo essere stati accolti ora danno una mano agli altri. Ci sono tante gente, vedo ogni giorno delle persone diverse, quindi parlo tanto con le persone, è la cosa che mi fa piacere a farlo. La spedizione a Ventimiglia sarà al centro della prossima puntata di Direttamente Su, la trasmissione di approfondimento in onda il giovedì 17 novembre alle 21 sul canale 12 Telepace 1. Potremo ascoltare le interviste ai volontari, a alcuni migranti e con una guida esperta vi porteremo sul noto passo della morte attraversato quotidianamente dai migranti per passare a piedi il confine con Mentone e raggiungere così la Francia. Veniamo sul nostro territorio, sono tornate in azione le ruspe della ditta TMG di Sondrio lungo la piana dell'Entella per portare avanti il cantiere per la realizzazione del nuovo argine del fiume. Dopo essere stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della città metropolitana di Genova nelle scorse settimane, questa mattina sono state abbattute alcune strutture nella zona di via Garibaldi verso la foce, laddove si trovava il centro di raccolta degli ingombranti del comune di Lavagna e l'area occupata da alcune serre in disuso. Da come vediamo dal
dalle foto, la ruspa ha abbattuto alcune strutture, sollevato l'asfalto e distrutto il muro di cinta della strada. Quasi 1000 metri quadri di area pedonale, più aree verdi, giochi per l'aggregazione. Sono i numeri del progetto di riqualificazione della zona a levante del fronte mare di Riva Trigoso. Presentato ieri nel corso di un incontro pubblico, i prossimi passi prevedono l'uscita del bando per l'affidamento dei lavori entro la fine dell'anno e l'avvio degli stessi dopo l'estate del 2023. A disposizione quasi 4 milioni di euro. Più spazio per i pedoni e per il verde pubblico, ricollocazione dei posti auto, una nuova passeggiata dalla quale poter vedere il mare. Con il progetto di riqualificazione della zona Levante di Riva Trigoso, Sestri Levante si avvia al completamento di tutto il fronte mare della sua delegazione, iniziata con la parte a ponente e proseguita con il nuovo ponte sul Petronio. Avremo la pedonalizzazione anche della prima parte di Via Colombo, che si unirà alla passeggiata e diventerà sostanzialmente una grande piazza per i cittadini, per l'utilizzo pubblico, gli eventi e quant'altro. Avremo una maggiore realizzazione di verde, avremo l'eliminazione del muretto che impedisce la visibilità del mare, con una reimpostazione della passeggiata in modo decrescente, in modo da garantire sia la protezione rispetto all'onda, ma un percorso che consente la visualizzazione del mare. Il progetto, elaborato dallo studio OBR e per il quale è a disposizione un finanziamento di 3,7 milioni di euro di fondi del PNRR, capitolo rigenerazione urbana, prevede il mantenimento del campo da basket con il rifacimento del suo manto, la ricollocazione del parco giochi, a cui si aggiungerà un'area fitness all'aperto. Anche i posti auto e moto persi con la pedonalizzazione di Via Colombo saranno recuperati altrove. Il tutto si inserisce in un percorso di riqualificazione di tutto il fronte mare, che non può non prendere in considerazione anche il progetto di ampliamento del molo del vicino stabilimento Fincantieri. La nostra preoccupazione è nel verificare bene che il progetto non vada a creare problematiche rispetto ai temi soprattutto del dissesto idrogeologico. Sappiamo che quella è un'area soggetta a una forte erosione. Su Renà abbiamo fatto negli ultimi anni investimenti grandissimi perché stava scomparendo la strada di Renà a causa dell'erosione. Noi vogliamo avere la certezza, la sicurezza che questi nuovi sviluppi non vadano a creare problematiche rilevanti da questo punto di vista. Verificati tutti questi aspetti, credo che, come dicevo prima, l'investimento di un'azienda sia sempre un elemento positivo per il nostro territorio. Andiamo a Genova. Il Tribunale di Genova si è riservato sulla causa di ineleggibilità del sindaco Marco Bucci. L'udienza si è conclusa oggi pomeriggio e la sentenza sarà presentata dai giudici nei prossimi giorni. Il procedimento è partito dal ricorso di 21 cittadini che ritengono che Marco Bucci non potesse essere candidato sindaco a Genova nelle ultime elezioni in quanto già commissario straordinario alle opere collegate alla ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi. E 350 eventi, 800 testimoni alle quasi 1000 posizioni di lavoro aperte a disposizione dei ragazzi sono i numeri del 27° Salone Orientamenti, che è aperto oggi ai magazzini del Cotone a Genova quest'anno dal titolo Care for Your Skills, ossia essere consapevoli e prendersi cura delle proprie competenze professionali. La giornata inaugurale ha totalizzato 30.000 visitatori. Nell'occasione si svolge al Palazzo della Borsa il Career Day con la presenza di 84 aziende del territorio che offrono ai ragazzi circa 1000 posti di lavoro anche a tempo indeterminato. La giornata inaugurale è stata dedicata in particolare all'educazione alla legalità e alla formazione professionale. E taglio del nastro questa mattina a Chiavari per la nuova aula informatica dell'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari, allestita grazie alla donazione della Fondazione Piaggio, uno spazio didattico che si rinnova per rispondere alle esigenze formative degli studenti. 30 nuovi PC di ultima generazione, una lavagna multimediale interattiva, uno spazio dove personalizzare l'insegnamento di informatica in base ai corsi seguiti. Per l'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari è attiva la nuova aula digitale, allestita grazie alla donazione della Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio, che conferma e rinnova un sostegno iniziato addirittura negli anni 60. Le prime due macchine, forse da scrivere, sono state date a questo istituto nel 1960. Sono strumenti per crescere, non solo nella tecnica ma anche nella mente,
e nell'apertura mentale verso questi problemi che sono sempre più grandi. Il futuro della scuola è quello comunque di prevedere sempre di più attività al computer, perché il computer consente una personalizzazione dei percorsi e quindi di poter proporre a ciascuno studente attività più rispondenti a quelle che sono le sue potenzialità. Per l'Istituto Tecnico Professionale, nato dall'accorpamento tra il Caboto e il Memoria dei Morti per la Patria, il nuovo laboratorio rappresenta una tappa nel cammino di fusione che si concluderà con l'individuazione del nome. I passaggi formali sono la costituzione del Consiglio d'Istituto, che avverrà a breve, nel mese di novembre, e dopodiché il nuovo Consiglio d'Istituto deciderà il nome del nuovo istituto. Alla cerimonia di inaugurazione della nuova dotazione informatica era presente anche l'assessore alla scuola del Comune di Chiavari, che ha confermato l'intenzione dell'amministrazione di procedere con la realizzazione del nuovo polo scolastico in Colmata, in modo da dare quegli spazi di cui oggi le scuole del comprensorio hanno bisogno. Crediamo che dare alla città uno spazio e un nuovo istituto, un nuovo polo, sia sicuramente una visione del futuro migliore, che permetterà anche di attrarre risorse anche da altri istituti e permetterà anche magari un domani ricerca e sviluppo in campo universitario. E proprio nel giorno dell'inaugurazione del nuovo laboratorio, abbiamo visto il servizio, è arrivato ancora una volta anche il riconoscimento per la qualità della formazione garantita dall'Istituto Tecnico, anche che per chi decide di proseguire gli studi a Genova. Infatti sono stati consegnati i premi Iris 2022 per i risultati conseguiti dalle matricole dell'ex Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria in Economia e Ingegneria e dell'ex Caboto per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. E si è chiuso nei giorni scorsi a Cicagna, restiamo a parlare di scuola, il Salone dello Studente, presenti i ragazzi dell'Istituto Marsano Marco Polo. La recente fusione tra le due scuole permette possibilità di sbocco professionale a livello enogastronomico e di cucina o sala. Nelle prossime settimane sarà diffuso il calendario degli Open Day. Sentiamo una docente. Il vostro istituto che cosa offre, soprattutto in questo periodo? Ecco, il nostro è un istituto alberghiero che da quest'anno è passato all'istituto Marsano, quindi l'agrario, e si è collegato anche appunto un istituto professionale alberghiero con delle possibilità di sbocco professionale sia a livello enogastronomico che appunto a livello di cucina e di sala. Che opportunità dà in questo campo, che comunque oggi ha delle prospettive importanti? I nostri ragazzi possono frequentare 3 anni di scuola e avere una qualifica, oppure possono scegliere di continuare, quindi il nostro è un istituto alberghiero che permette poi dopo il quarto e il quinto anno di accedere all'università. Chi esce da voi ha un buono sbocco occupazionale? I nostri ragazzi iniziano già a lavorare perché proponiamo loro degli stage nelle aziende del territorio. Noi abbiamo dei ragazzi che adesso lavorano in grandi aziende ristorative, alberghiere, alcune si sono anche imbarcati, quindi c'è parecchia possibilità. Di cosa hanno bisogno oggi per orientarsi meglio alle loro scelte? Hanno bisogno di entrare più a contatto effettivamente con la realtà, della loro regione, quindi del territorio, e quindi effettivamente il fatto di frequentare degli stage li aiuta tantissimo a avere un approccio più pratico. Con la cronaca torniamo sul nostro sito dell'radiopace.com. Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il titolare di un bar di Sestri Levante chiedendogli di consegnare l'incasso. L'esercente è riuscito a chiedere aiuto agli agenti, che sono arrivati tempestivamente. Il 25enne ha posto resistenza ai carabinieri, che lo hanno arrestato con le accuse di tentata rapina, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La politica amministrativa, prima giunta regionale per Augusto Sartori, neo assessore al lavoro e alle politiche attive dell'occupazione, ai trasporti e ai rapporti con le organizzazioni sindacali, alle fiere, turismo e grandi eventi della regione. Prende il posto di Gianni Berrino, eletto senatore. Il presidente della giunta Toti si è detto certo che l'esperienza di Sartori potrà portare un contributo di qualità anche in ragione di deleghe fondamentali per lo sviluppo della regione, importanti dal punto di vista strategico. Sartori ha garantito un impegno in continuità con il lavoro svolto da Berrino.
e l'apertura del bando regionale da 2,5 milioni di euro per le imprese che investono in progetti di innovazione finalizzato all'efficientamento energetico è stata posticipata al 18 di novembre. Lo slittamento, spiega l'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, è necessario per informare per tempo le imprese richiedenti delle modifiche tecniche portate in giunta, modifiche per scoraggiare eventuali comportamenti opportunistici e distorsivi che potrebbero rallentare la chiusura dell'iter di questo strumento tanto atteso. Nella puntata di Si può dare di più, in onda questa sera alle 21 su Telepace 1 canale 12, proporremo le interviste realizzate ad Assisi in occasione della scuola di formazione per giornalisti dell'UCSI. Nel corso di 3 giornate sono state proposte diverse testimonianze legate al tema Aprire i nostri orizzonti. Un'anticipazione con 2 inviati in luoghi di guerra. Sentiamo le interviste. Che percezione abbiamo noi della guerra in base a quello che ci viene raccontato? Tutte le guerre fanno una vittima e la prima vittima purtroppo è la verità. Noi giornalisti ne dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo sapere che in realtà raccontiamo brandelli di verità. Io credo che dovremmo articolare meglio e di più il dubbio, il pensiero critico e arrivare alla conclusione che purtroppo, a mio avviso, davanti ai nostri occhi sin dai primi giorni successivi all'invasione, ovvero che questo conflitto tragicamente non ha una soluzione militare sul campo. In questo contesto qual è la voce più inascoltata, anche forse meno descritta anche a livello giornalistico? Ma credo quella del Papa. Quanto contano le emozioni nel raccontare quello che si vede, quello che si vive anche proprio in prima persona? Beh, per quanto mi riguarda contano tanto, perché io adotto una strategia che è quella di andare, vedere, raccontare, quindi ciò che vedo racconto, e in Ucraina mi è capitato di vedere la sofferenza e di raccontare quella, perché ero sul fronte occidentale, quindi per intenderci quello di Leopoli, quello ritenuto più sicuro, lo stare sempre nei bunker, vedere che nei bunker ci finiscono gli anziani che scappano, i bambini di un ospedale oncologico dove si curano le leucemie, che fanno le chemioterapie nei bunker, che sono delle stalle dove mancano solo gli escrementi, lì fanno la chemioterapia. Io prima di andare in Ucraina pensavo che ci fossero delle zone franche, no? Nel 2022 i più deboli, gli indifesi, sono comunque salvaguardati anche in guerra. Ho capito lì che non è così, e quindi a quel punto fai una scelta, non puoi tenere la distanza rispetto alla gente che soffre e stai dalla loro parte. È morto il segretario dell'ANPI Moneglia, Pietro Dalfino. La sezione lo ricorda come un testimone rigoroso dei valori della resistenza, della Costituzione, che coniugava l'attenzione quotidiana ai cambiamenti della nostra società. Non amava la retorica e le parole in eccesso, ai discorsi preferiva i fatti. Il suo riservo e il suo pragmatismo essenziale nascondevano un animo vigile, appassionato, sensibile alle sorti dei più deboli e dei meno fortunati. Lo ricorda così l'ANPI monegliese. Mercoledì, domani alle 15, lo saluterà presso il cimitero di Moneglia. E come tradizione, la prima puntata della nuova stagione di Sana Sanità, che va in onda questa sera alle 21.30 su Telepace 1 al canale 12, ha ospitato il direttore generale di ASL 4, Paolo Petralia, che ha descritto con parole semplici cosa cambierà nella presa in carico e nella cura dei pazienti di ASL 4 nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La puntata andrà in onda alle 21.30 su Telepace 1, vediamo un'anticipazione. Si chiama telemedicina e le sue caratteristiche principali sono 2. Grazie all'utilizzo di tecnologie digitali ci sarà la possibilità di avere diagnosi a distanza e di ottenere i referti in maniera più rapida. Accanto a questo, i dati e la storia clinica di ciascun paziente saranno custoditi in una banca dati che, nel caso di ricovero o di necessità di cure, garantirà la ricostruzione semplice delle patologie pregresse, della terapia farmacologica e così via. Quando mi trovo a Santo Stefano d'Aveto, per dire, molto lontano, ecco, dall'ospedale, io non posso e non debbo aspettare un medico per fare un elettrocardiogramma. Debbo poter fare l'elettrocardiogramma a distanza, avere il referto dai cardiologi di Lavagna e il medico, la guardia medica, il medico di medicina generale che è a Santo Stefano può avere il referto. Ecco, è il medico che usa lo strumento, i dati, anche attraverso la telemedicina. Noi mettiamo a disposizione, ad esempio, dei medici di famiglia la possibilità di consultare le informazioni dei loro pazienti dell'ospedale, nell'ospedale,
e viceversa. La telemedicina, intesa come mondo digitale della medicina, è un aiuto e non è una separazione dalle cure. Lanciato nel giugno del 2021, il progetto Tiguglio Luogo di Salute prevede ora, parallelamente alla sua attuazione concreta, anche un percorso formativo per sostenere la transizione tanto dal punto di vista materiale quanto da quello culturale, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a due progetti europei a cui ASL 4 sta partecipando. Il tutto con l'obiettivo di diventare un laboratorio di sperimentazione che offra alle altre aziende sanitarie un modello replicabile, perché standardizzare le procedure significa renderle accessibili a chiunque, con un occhio di riguardo alla composizione sociologica della zona più vecchia, della regione più vecchia d'Italia. Noi dovremo fare, ad esempio, in base al PNRR, il 10% di prese in carico ai nostri cittadini ultra 65 anni. Cosa vuol dire presa in carico? Vuol dire che noi ci preoccupiamo del signor A, della signora B, del signor C. Il 10% è molto poco della nostra popolazione ultra 65 anni, ma noi oggi siamo al 7 verso 10. Ci sono regioni e aree d'Italia che sono allo 0%. L'Associazione Volontaria Assistenza dai Diabetici organizza due giornate di screening diabetologici gratuiti a Lavagna e Chiavari, rispettivamente mercoledì 16 e venerdì 18 di novembre. I controlli saranno fatti dalle 8 alle 12 nei locali dei rispettivi palazzi municipali. Lo scopo è quello di mostrare l'importanza di diagnosi precoci della patologia per riuscire a curarla al meglio. Lo screening è infatti rivolto principalmente ai dipendenti comunali, ma è comunque aperto a chiunque voglia farlo. E siamo allo sport. La Lega Pro si è giocato, è terminata 0-0 la sfida al vertice della classifica tra Virtus Entella e Cesena. Al comunale di Chiavari è andata in scena una partita molto combattuta, con 6 ammoniti e un espulso tra le file del Cesena. Nonostante la superiorità numerica, i biancocelesti non sono riusciti a sfruttare il vantaggio. Invariata la posizione in classifica delle due squadre, giovedì al comunale arriva la Lucchese per gli ottavi di finale della Coppa Italia Lega Pro. Ma sentiamo i commenti a fine gara. Mister, è stata un'altra battaglia sportivamente parlando, c'è stato da lottare su ogni pallone, grande intensità, grande pressing, grande agonismo, è mancato quel guizzo negli ultimi 20 metri. Non era facile perché di fronte avevamo una squadra importante che lotterà per i vertici sicuramente. Peccato non aver sfruttato la superiorità numerica, perché lì siamo stati un po' troppo frenetici, potevamo essere un po' più, dovevamo pensare un po' di più, dovevamo avere più lucidità che non abbiamo avuto. Peccato, però insomma alla fine abbiamo pareggiato, non abbiamo subito gol e siamo ancora i primi in classifica, quindi cerchiamo sempre di vedere le cose in maniera positiva. Lo dicevi tu prima, non un risultato utile consecutivo, l'Entella è ancora prima in classifica, anche se la classifica è ovviamente corta. Che cosa ti porti via da queste due partite, questi due big match con Reggiana e Cesena? Mi porto via che c'è un grandissimo equilibrio dove ovviamente ci sono delle squadre di valore, la classifica e i risultati di ogni domenica dimostrano il grande equilibrio che c'è in questo campionato. La cosa importante è che l'Entella c'è, l'Entella è lì e andiamo avanti passo dopo passo, partita dopo partita. È stata una gara equilibrata fino alla fine, nonostante anche quando sono rimasti in 10 loro comunque loro si sono abbassati cercando di non dare spazi e cercando di coprire il meglio possibile, ecco, la loro metà campo. Noi non siamo riusciti a trovare il guizzo giusto alla fine per quello che si è visto, un pareggio che alla fine è giusto. I campionati sono lunghi e ogni partita nasconde insidie. Noi dobbiamo cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo settimanalmente e poi farci trovare la domenica pronti per la battaglia e per andare a cercare di vincere su ogni campo. Il campionato è difficile, questo lo dimostra il fatto che siamo tutti lì e ecco, chi resterà il più possibile con l'attenzione giusta potrà dire la sua. E la pallavolo, con la vittoria di domenica sera in casa del CUS Genova, la scuola pallavolo Carasco centra la quinta vittoria consecutiva da neopromossa in Serie D. Per questo gruppo la striscia di successi dura da 20 partite, considerando le 15 partite tutte vinte dello scorso anno. Sentiamo. Un solo set perso nelle prime 5 partite. Le ragazze della scuola di pallavolo Carasco per ora non stanno soffrendo il salto di categoria, con 5 vittorie su 5 uscite nel campionato regionale in Serie D. L'allenatrice Valeria Cisciò invita a rimanere con i piedi per terra.
siamo partite bene, è vero, però non ci aspettiamo nulla di diverso, nel senso ogni partita sarà una partita diversa dove cercheremo di fare il possibile, perderemo un set, vinceremo, perderemo uguale. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria, quindi non abbiamo velleità, però quello che viene poi è tutto di guadagnato. Considerando il campionato dell'anno scorso di prima divisione, sono 20 vittorie di fila e 2 soli set persi per questo gruppo di giocatrici. Quindi niente, è un gruppo che sta crescendo tantissimo, sono ragazze semplici che hanno voglia di stare in palestra, di divertirsi, che lavorano, lavorano bene, che ascoltano e con cui io mi trovo benissimo e quindi sono contenta di andare avanti. Insieme al Carasco ci sono altre 2 squadre in testa al girone B del campionato regionale di serie D femminile, l'Albaro Volley e il Santa Sabina. Prossimo impegno sabato 19 nella palestra di Carasco con il Volley Scrivia. E Alessio Alessiani della Fima Chiavari è arrivato secondo nel campionato provinciale di Canna da Riva, che si è disputato domenica a Vesima. La notizia la troviamo sul nostro sito. A primeggiare è stato Fernando Valvassura, terzo posto per Maurizio Predasso. Gara complicata a causa delle forti raffiche di vento che hanno costretto i pescatori a ripiegare su canne corte e ricerca del pesce di fondo. 2.000 partecipanti nei 2 giorni di apertura e oltre 80 produttori italiani ed esteri presenti. Questi i numeri della 5ª edizione di The Wine Revolution che si è svolta domenica e lunedì all'ex convento dell'Annunziata Sestri Levante. La rassegna del vino di filosofia naturale ha messo a disposizione dei visitatori eccellenze enogastronomiche, street food e vini altamente selezionati. Siamo molto contenti e soddisfatti di aver superato come numero di presenze le cifre dello scorso anno, a l'organizzatore Paolo Cogorno, che già pensa all'edizione del prossimo anno. Dietro la fortuna di The Wine Revolution c'è un grande lavoro che parte subito dopo la fine della edizione precedente, ha aggiunto l'organizzatrice Nicoletta Zattone. Un impegno faticoso e importante, i risultati di quest'anno ripagano della fatica e dell'impegno profuso. Vediamo proprio alcune immagini della manifestazione che si è svolta domenica e lunedì all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Ora nella nostra agenda gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 16 novembre. È aperto al pubblico il Museo Diocesano di Chiavari. Le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 nei locali di Piazza Nostra Signora dell'Orto. Proseguono i corsi di cultura di Chiavari alle 16.15 nella sala livellara di Via del Pino. Gianluca Lizza terrà una lezione di arte ligure del Novecento su Rubaldo Merello, il Van Gogh di Portofino. Nell'ambito del 18° corso di cultura genovese, alle 16.30 nell'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari, Barbara Bernabò terrà una conferenza su una famiglia chiavarese del 600, i Costaguta. Al centro lo stemma della famiglia in un documento d'epoca. Alle 17 nella Sala Rossa del Comune di Savona si tiene la conferenza Domenico Parodi tra Genova e Savona, gli effimeri dal porto di Genova alla Madonna della Misericordia, iniziativa promossa dall'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in collaborazione con l'associazione Palazzo Lomellino e il patrocinio del Comune Savonese. La conferenza si collega alla mostra Domenico Parodi. Il libro La parola ai poveri, storia di un'amicizia cristiana di Roberto Zuccolini sarà presentato alle 17.30 dall'autore nella Sala Quadrivium di Genova. Con lui interverranno Vittorio Coletti, Don Matteo Zoppi e Graziella Bonansea. È tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito e sul canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.